Io pregherei di venire al tavolo e di svolgere la sua relazione il nostro carissimo amico professor Sella, che è guida il Dicastero dello Sviluppo, senatore, ingegner, ma... Vieni qua. Ma non professore, no. Mi fa piacere essere qui perché vedo ogni 100 euro, 50 vanno allo Stato. È un po' la chiave di quello che guardiamo noi. Tanto ringrazio Ernesta Cambiotti, Gianpietro Gioime, Federico Scalingi, Silvano De Rusi, Gino Ferretti, il mio amico Betamio, il mio ex collega Betamio, e chi è venuto ad aiutarci ieri in questa formulazione, che riassumerò in pochissime parole. Allora, innanzitutto Stato 45%, privati 55%, dice la discussione, sbaglia, secondo me siamo al 50-50. Siamo soci, come dicevano in vecchi tempi, ma non soci sui profitti, siamo soci sulla contribuzione. Allora bisogna che il sistema imprenditoriale possa lavorare, bisogna che il sistema dello Stato dia le condizioni e la strategia per poter lavorare e si muova in quella direzione. Questa è l'ottica con cui noi abbiamo guardato le cose. Chi deve essere in quest'ottica, l'ottica della produzione, chi deve essere il catalizzatore? Il Ministero dello Sviluppo Economico, perché è quello che può, sia consigliando, sia imponendo, sia dando delle regole, può fare in modo che il sistema imprenditoriale possa essere capace di far questo. Allora, innanzitutto, vediamo un po', bisogna ridurre il costo dello Stato. Allora, spending review. Cosa facciamo? La centrale acquisti? Ma la fa anche il gatto a casa mia, la centrale acquisti. Comprare 4 aspirine e avere uno sconto del 10% non è spending review. Spending review significa andare a fondo nel sistema organizzativo e procedurale di una struttura e rivederla con l'obiettivo di ridurre i costi, beh, di aumentare l'efficienza. Bisogna affrontarlo in quel modo. Finché abbiamo persone che vanno a tagliare con le forbici e fanno dei tagli lineari o quello che vogliono loro, non è spending review, non si chiama, in America la spending review è una riorganizzazione che dà luogo a un nuovo organigramma in cui si compone l'azienda o la struttura che va riorganizzata. Io non vedo nessun organigramma salire, vedo semplicemente dei tagli, delle cose che si possono fare sui fogli di carta, eccetera. Seconda cosa, ieri il mio collega degli esteri parlava di creare una liquidità nel sistema, mancava liquidità. La liquidità non si crea, non si può creare, ma attenzione, quando sentite certe persone che parlano del sistema bancario e dicono che va spacchettato come nel Glass Act nel 1933, quando fu spacchettato sotto, immediatamente dopo la crisi del 29, e le banche di investimento e banche di commerciali furono spezzate. Andiamo a vedere oggi, la banca centrale, in particolare quella europea, immette liquidità con diversi sistemi nel sistema bancario. Ma è comodissimo per il sistema bancario, non fa che prendere questi soldi allo 0,5%, li piazza in titoli al 3%, ha lucrato il 2,5%. Problema, quando abbiamo mandato i soldi lì, sono fermi lì, sono sclerotizzati in un investimento, non si muovono più. Se invece la banca fa un credito e dà i soldi, presta i soldi a un certo tasso, presta 100 euro, l'acquirente del credito ne deposita, cioè apre un conto corrente, li usa, la banca quando presta tiene una riserva di 10 e poi di 9 e poi di 8, si chiama moltiplicatore, quello che abbiamo studiato a scuola. Cosa è successo alla fine dell'operazione? Che la liquidità del sistema è aumentata tra le 10 e 15 volte, a seconda del abbiamo aumentato la liquidità e abbiamo reso flessibile il sistema finanziario in funzione dei bisogni commerciali che hanno le aziende. Questo è il ruolo della banca. Se la banca invece va a prendere i soldi ed è più sicura e li mette sui buoni del tesoro e lucra il 3% di profitto e poi si dà dei bonus interni perché è un lucrare sicuro, allora non abbiamo fatto quello che la banca deve fare, abbiamo dato dei soldi a qualcuno per investirli. Ecco, la prima cosa è importantissima, questo condiziona il contorno. Poi abbiamo
parlato della burocrazia ieri, non è inutile che ne riparli adesso, bisogna ridurre la burocrazia, far qualcosa sia sull'esistente che sul passato. L'esistente si deve, sai che sul futuro, l'esistente si affronta secondo certi sistemi che studieremo, e il futuro si fa facendo passare le normative e le leggi attraverso la commissione attività produttive. Abbiamo parlato di fisco, abbiamo fatto tutta una serie di progetti per il fisco, ma il più importante è che sia un fisco reale, ossia che si possano dedurre le spese reali, sia un fisco che non sia incombente con tutte i suoi, le sue valutazioni, l'Agenzia delle Entrate, eccetera, e che vengano defiscalizzate tutte le azioni che portano a qualcosa di nuovo. È questo che noi chiediamo, ossia se qualcuno investe soldi in un'azienda, se l'azienda stessa investe soldi in qualche cosa di nuovo, in impianti, in sistemi produttivi, che venga defiscalizzato quella parte di utile che viene investita nell'azienda, che venga defiscalizzato quella parte di capitale che il privato o una compagnia investe in un'azienda. Perché? Perché tanto con l'IVA e con tutte le altre cose, col 45% che arriva, che avete visto qui, viene rimborsato allo Stato quello. Se mi danno deduzione fiscale su 100 e io dovrei pagare 50 di tasse e mi dice no, quei 50 di tasse no, non li paghi e vai a investire, non ho perso 50 perché di quei 50 tornano indietro quando compro 100, vedete, tornano indietro. Basta fare quel calcolo che faceva peraltro Tremonti in maniera diversa per capire che l'investimento nuovo rende allo Stato, fa lavorare il sistema. Allora usiamolo come incentivo. Poi tutta un'altra serie di normative fiscali che abbiamo studiato, potete leggerle, sono un po' dettagliate, ma soprattutto rimettere in piedi lo statuto del contribuente. Il contribuente ha dei diritti che erano controllati da una persona, non so bene come si chiamava lo statuto del contribuente, come si chiamava il garante del contribuente. Cosa è oggi? È il presidente del tribunale tributario. Cosa significa? Che prima mi giudica come presidente, dopodiché mi dà le garanzie, ma siamo scemi? Ma dico, siamo pazzi? Allora, poi, importante, la ricerca. Vogliamo aumentare la produttività, facciamo qualche cosa per la ricerca. Sì, cominciamo a prendere tutti i fondi che arrivano, che vengono dati dai vari ministeri a diversi titoli, facciamo una cabina di regia, che siano loro responsabili a darli, va benissimo, ma una cabina di regia che dia la strategia di questo, perché se non andiamo per strategie, non andiamo per assi strategici, non andiamo avanti. Allora, cerchiamo di fare in modo che tutto venga, e anche i fondi europei di cui parlava il mio amico Betanio, anche i fondi europei, cerchiamo di avere una strategia e andiamo a prenderceli questi fondi. Poi, infine, cerchiamo di sviluppare una produttività facendo sì che la ricerca siano deducibili fiscalmente. I fondi che vengono dati ad enti o ad istituzioni, eccetera, siano fiscalmente deducibili in maniera tale che possano migliorare le cose e la gente sia invogliata a fare questo. Soprattutto una normativa che permetta alle agenzie, al centro all'università di dividere i profitti sulla produttività che viene guadagnata, una partnership che sia permesso questo, oggi non lo è. Ecco, direi che qui sono gli elementi. Cosa succede? Abbiamo guadagnato in produttività, andiamo dai sindacati e diciamo negoziamo sulla produttività, l'ho detto ieri, non voglio ripetermi, dobbiamo aumentare la produttività. Questo è un pacchetto che noi proponiamo. C'è stato un grosso intervento sulla green economy che noi vorremmo vedere, verificare e capire di più per vedere cosa può essere fatto dalla green economy. Questo è il programma di sviluppo economico che noi vediamo e ringrazio gli amici che hanno aiutato. Grazie.